Salve ragazza Pedrini, oggi faremo una cosa stupenda, faremo il formaggio fatto in casa e la ricotta se ci riusciamo. Vediamo gli ingredienti: latte, 5 litri di latte, dello yogurt, del caglio che ho comprato in farmacia. Siccome il latte non è appena mondo, allora non è molto grasso, ci aggiungeremo della panna, circa mezzo litro di panna. Poi ci serviranno dei testelli. Allora, uniamo il nostro yogurt, la nostra panna, la mangiamo bene, e dobbiamo portare il latte a 37 gradi. Andiamo a misurare ogni tanto col termometro per alimenti. 37. A questo punto, spingi il cucchiaino di caglio. Chiudiamo e lasciamo riposare per un'ora. È passata un'ora, anche qualcosa di più. Andiamo a vedere se il nostro formaggio ha cagliato. Vediamo. Sì, ha cagliato, vedete? Allora, adesso lo andiamo a tagliare. Guarda che spettacolo! Zac. Andiamo a rompere. Quando riaccendiamo un pochettino più lento, in modo che portiamo a 50 gradi. Ecco qua. Andiamo a prendere il nostro formaggio. Mamma mia, che spettacolo, guardate ragazzi. E quando è venuto fuori? Adesso con il siero che è rimasto ci facciamo la ricotta. Scapperà fuori la ricotta, speriamo. Ci ho messo un mezzo cucchiaio di sale e un cucchiaino di limone, di succo di limone. E ora portiamo a 90 gradi e dovrebbe venire sulla ricotta. Piano piano, tra un pochettino comincerà a salire la ricotta. Siamo arrivati a 90 gradi e comincia a salire la nostra ricotta. La nostra ricotta! Ecco qua, abbiamo finito con il nostro formaggio. Guardate cosa è scappato fuori. 8 formette di formaggio abbiamo fatto. E una ricottina, ragazzi, con 6 litri di latte. Ma forse potevano farcene anche un pochettino più grandi, però, ma penso che vadano bene. Vediamo cosa succede. Adesso le mettiamo a dormire e le rivediamo domani. Andiamo a prendere i nostri formaggini che ormai hanno muscolato tutta la nottata e più tutta la mattinata. Andiamo a vedere, eccoli qua. Oh, e lì è successo? Con i sorci dentro casa il formaggio è sparito. E voilà, mamma mia che spettacolo, guardate ragazzi. Andiamo a fare un'altra parte del formaggio. La salamoia, perché dovremo fare il primo sale. Poi decideremo se mangiarcelo tutto o provare a farlo stagionare qualche mese. Allora, vediamo come si fa la salamoia. La salamoia va fatta 220 g di sale e 1,4 litri di acqua. La mangiamo bene. E mettiamo a bagno. Ecco qua. Andiamo tra un'ora e mezza. Passato un'ora e mezza e andiamo a tirare su i nostri formaggi. Ad asciugare, a scolare. E voilà, il nostro formaggio primo sale è già pronto. Ci vediamo tra un pochetto
per l'assaggio. Oh, guardate che bellezza. Sale, assaggiamo anche la ricottina che ci è uscita fuori dal nostro formaggio. Guardate che bellezza. La ricottina ci mettiamo il miele. Il miele che ci ha regalato la nostra amica Laila. E allora, al gusto di Laila, farmi la tira sul formaggio, un pochettino di cannella sulla ricottina. E va. All'assaggetto, andiamo all'assaggio. Voilà, la ricottina a Laila. Ma io ti dico, mamma mia, che spettacolo, amore mio. Assaggiamo questo.